Alessandro Zanga e Chiara Croce sono rispettivamente re e regina dei Magutti 2022. Grande festa nella nuova location di Selvino sulla pista dedicata a Paola Magoni al Monte Purito, dove è sbarcata l'edizione numero 7 della Magut Race, la pazza corsa di muratori con un sacco di cemento da 25 kg in spalla. La gara più divertente e goliardica organizzata dalla Fly Up Sport. Circa 500 le persone sul percorso a incitare gli oltre 200 atleti al via, provenienti anche dalla Sardegna. Reduce in giornata dai campionati italiani di corsa in montagna, lo skyrunner Alessandro Zanga ha tagliato il traguardo in 2 minuti e 53 secondi, precedendo di un solo secondo Eugenio Bianchi del Team Scott e di 11 il campione uscente Simone Bertocchi dell'Angolo Mountain Running. Ai piedi del podio altri due atleti bergamaschi come Pierluca Armati e Jacopo Brasi. Tra le 17 donne in gara, la più veloce è stata Chiara Croce della Polisportiva Edolese, in 4 minuti e 47 secondi, che ha superato di 5 secondi la vincitrice dell'Orobie Sky Race Silvia Boroni del team Garen Via Iro e di 6 Silvia Fazzini. Sentiamo l'organizzatore Mario Poletti e il vincitore Alessandro Zanga. Giornata memorabile qui a Selvino per una grande promozione dello sport, ma soprattutto del territorio, con questa 7ª edizione della Magut Race. Un pubblico veramente esagerato ha incitato i 218 atleti che hanno partecipato a questa quanto massacrante, quanto strepitosa e bellissima manifestazione. Noi come Fly Up, ringrazio tutti i miei ragazzi, da 15 anni promuoviamo lo sport e il territorio. Sempre più comuni e associazioni ci chiedono di organizzare eventi, ma noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, quindi lo facciamo solo ed esclusivamente a tempo perso, proprio per la promozione, per far avvicinare i giovani allo sport, e questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo più molte forze perché le gare che stiamo organizzando sono sempre più importanti e cercheremo di accontentare tutti, ma la nostra mission, ripeto, è la promozione dello sport e del territorio e soprattutto avvicinare i giovani al mondo dello sport. Sinceramente non mi aspettavo neanche di poter essere presente perché siamo venuti un po' lunghi con le premiazioni, eravamo a premana, leggermente fuori mano, però siamo riusciti ad andarcene in tempo ragionevole, siamo riusciti a partecipare. E quindi inaspettata, è stata una bella gara, poi il mio paese ci sta ancora meglio perché io sono di qua, quindi è tutto coronato da questa inaspettata vittoria. E alla fine lo spirito competitivo esce sempre, soprattutto noi che facciamo gare a livello agonistico. Quando parti con un pettorale, anche se è un banale allenamento, poi esce sempre una gara. L'ultima parte di salita è stata veramente dura, cioè le gambe non le sentivo. Fortunatamente c'era Jacopo che ha fatto l'accelerata finale e ho voluto a tutti i costi non staccarmi e sono riuscito ad arrivare con un tempo migliore di chi l'aveva fatto in precedenza.